Buongiorno ragazzacci e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Paoletto. Per chi mi conosce, lo sa chi sono. E buongiorno oggi dal mio harem. Siamo tornati finalmente. Sono troppo contento perché, come vi avevo accennato nello short di ieri, dopo il test negativo, qualche giorno dopo mi è uscito il test positivo. È iniziato il mal di gola e tutte queste cose qua. Vabbè, intanto voglio rispondere a voi che mi state supportando e tutto quanto, perché ci ho avuto un sacco di messaggi. Pa, stai attento al Covid in Romania. Pa, ma com'è che sei sempre contento? Tutto quanto è vero, ragazzi. Questo lo vedete qui, cioè lo vedete sul canale. Sempre contento, sempre sorridente, sempre felice, sempre con l'energia, sempre col sole. Ma fidatevi che le 2 settimane passate era una chiavica, tutto buio, le nuvole, io che stavo malissimo, 4 giorni non mangiavo, bevevo pochissimo, veramente il Covid m'ha distrutto. Come? E non mangiavo 4 giorni, stavo a letto. Ecco che interviene l'amore mio, che non mangiavo, scusa. Mangiavo tutto, vabbè, se lo dice lei, mangiavo tutto, ok. Ovviamente, allora, non è questo il discorso. L'amore mio cucinava come si cucina in Romania, proprio, cioè, non è che dici, te faceva la minestrina. Sì, mi faceva la ciorba con le polpette, però nel frattempo mi faceva le patatine fritte con la cotoletta. Poi comunque vi faccio vedere qualche pezzettino. Anzi, ve lo faccio vedere adesso. Allora, raga, abbiamo chiamato l'ambulanza per il Covid. Vediamo, alle ore penso 6:30. Sono le ore 8, ancora non sono arrivati. Vediamo quando arrivano, va. Niente, raga, se ne sono appena andati via. Io ho il Covid, Giorgiana no. Quindi mo se famo 2 settimane a casa, pagate e poi il coso. Scusate, mi sta scaccola mentre sta a fare il video, vabbè. 2 settimane di quarantena e poi 6 mesi di coso lì. Ragazzi, si chiama. Il coso che possiamo entrare, possiamo. Ok? Ho fatto gli anticorpi. Dai, dai. Giorgiana mi ha fatto le glatite con la Nutella e con la banana. Così mi curo dal Covid, eh? Che spettacolo. Intanto, Maglietto che fa lì? E lui dorme. Cazzo gli frega. Eccolo, ragazzi. Allora, oggi è Halloween, c'è chi lo festeggia. Travestito da zucca, travestito da Spider-Man, da Batman. E noi invece, Maglietto, come siamo travestiti da Covid, quarantena, tempi di Covid. Guardate qui, l'amore mio, ecco, sempre operativa. Sto pieno peggio di come avevo detto. Porco due, sto ingrassa più a casa col Covid che quando sto normale. E niente, speriamo bene. Ragazzi, ecco come sto passando il Covid qui, eh. Giorgiana che mi ha preparato il pranzo. No, vabbè. Pure con due cotolette alla milanese. Ma voi vi rendete conto? Poi dici, ma pure a voi quando state male con la febbre mangiate sta roba? Solo Romania, porco Dio. Rieccoci qui, ragazzacci. Quindi vi dicevo, questo era quello che mangiavo durante il mio trattamento Covid, ok? In Romania. Ok, sì, è vero, bisogna fare attenzione. Poi io non sono vaccinato, quindi comunque sia non c'ho il vaccino, non l'avevo fatto, quindi comunque sia ero più predisposto ad ammalarmi e mi ha preso col mal di pancia, insomma non c'avevo l'appetito più che altro, non c'avevo la febbre però non c'avevo l'appetito. Dopodiché sì, ma stai attento, solo che sto virus sta nell'aria e non hai come non prendertelo, cioè prima o poi sicuramente se non fosse stato adesso sarebbe stato tra 1 mese, tra 2 mesi. O comunque sia, te lo prendi, vaccino o non vaccino che hai, ovviamente dipende, insomma, poi magari che ne so, lo passi più tranquillamente se c'è il vaccino, meno invadente, tutto quello che ti pare. Però il virus ci sta,
E questa è la situazione. Per chi invece mi chiedeva, Paolè, ma tu sempre felice, sempre cose, sempre bello? No, non è così, ragazzi. Pure io vi posso dire che ci ho avuto il periodo brutto, che stavo giù, 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 giù. Dicevo, mamma mia, che roba. Cioè, stavo a pensare quasi di morire per quanto stavo debole. Cioè, non gliela facevo manco a scaccolarmi. Cioè, vi rendete conto? Manco a mettere il dito nel naso perché non c'avevo proprio la forza e dormivo tutto il tempo. Come mi prendevo il paracetamol, dormivo. Comunque, questa è la situazione. Per quanto riguarda, che tanti vogliono sapere, la situazione l'11 novembre a Bucarest, Romania, com'è la situazione? La situazione sotto il punto di vista del Covid adesso si è tranquillizzata, stanno scendendo i casi e tutto quanto. Per quanto riguarda le restrizioni, invece, diciamo che sta diventando pesante la situazione. In che senso? Che ormai in tutti i centri commerciali, supermercati più grandi come Auchan, Carrefour e questi qua non ti fanno entrare tranne la Lidl. E la cosa è che in mezzo alla gente, quando cammini, poi ve lo farò vedere, non è che stanno attenti, oddio, leva di cose, spostati, cercano di stare più a distanza, e questo no, lo devo dire, cioè se ne fottono di più rispetto agli italiani, però dal punto di vista, diciamo, burocratico, il discorso adesso voglio metterlo sia per il servizio pubblico, quindi tutti quelli che lavorano, insomma, gli agenti pubblici, sia, mi sembra, anche le aziende private. Quindi la Romania, ho sentito, voleva introdurre questa cosa obbligatoria. Quindi Green Pass obbligatorio per tutti. Che poi, secondo me, vi giuro, ieri che sono uscito un attimo e me l'hanno controllato, cioè mi è sembrata la cosa di essere proprio controllato, che dici tra un po' vai pure a cagare e ti chiedono il Green Pass pure al bagno, quindi tutti sanno dove stai, cosa fai e tutte queste cose qua. Però vabbè. Oltrepassando questo discorso, se no qua si apre un portone, si apre. Nel frattempo mi bevo un po' di caffettino, un po' di caffettino rumeno, quello grosso da un litro. Dopodiché, che vi volevo dire, ragazzacci miei? Il tempo era brutto tutta la settimana scorsa, le 2 settimane. Adesso, come potete vedere, so che in Italia sta piovendo. Cioè, parlo per Roma. E qua invece, bellissimo sole, solo che fanno, raga, 7 gradi. Cioè, come apri la finestra, dentro è caldissimo, ma fuori poi meglio chiudere, che se no te ghiacci senza il coso, senza la giacca. Quindi se pensate di venire in Romania e fate come vi pare, non esistono, che ne so, restrizioni, si può lavorare così, no. Scordatevelo, perché anche qui, come in tutto il mondo, alla fine è uguale, ok? Adesso, comunque sia, ci facciamo un giretto, vediamo come lo monto sto video, perché dopo 2 settimane magari delle cose che ho registrato le metto, non le metto, eh? Quindi, ragazzacci, meno male, siamo tornati più forti di prima, siamo guariti, per fortuna, non mi ha preso i polmoni, sta roba qua. Oggi devo uscire, quindi ci andiamo a fare in giro. Nel frattempo che mi arrivi la patente, perché mi era scaduta, manco me ne ero accorto, quindi a fine mese i miei me la dovrebbero mandare e tutto quanto. E ci andiamo a fare un giro con i mezzi, dove mi sono comprato, quando ero arrivato 2 settimane fa, la tessera per i mezzi, di modo che posso girare con tutti i mezzi quanto voglio. L'ho pagata la bella cifra di 140 lei rumeni. Dovete fare il cambio adesso 1 a 5. Quindi mi sono preso la tessera per la metro, tram e autobus, 140 lei, quindi un equivalente di 28 euro per un mese per gli adulti. Per i studenti non lo so, sarà 20 euro o comunque sia la metà. Quindi con questa tessera potete girare ovunque per un mese a Bucarest, ok? Dove ci sono 6 linee della metro e via dicendo, tanti tram. Comunque la macchina a Bucarest, se ci devi venire, ne puoi fare veramente a meno, perché ti muovi troppo bene, va bene? Quindi oggi ci andiamo a tagliare i capelli, vediamo se ci fanno registrare lì. Quindi andiamo un attimo alla banca,
Vediamo come funziona col Green Pass, dove ce lo chiedono, dove non ce lo chiedono. E vediamo com'è la situazione a Bucarest, no? Vediamo dove fanno, puliscono, tutte queste cose qua, va bene? Quindi ragazzacci, preparatevi perché adesso faremo 3 video a settimana, vi farò vedere tutto, magari mi organizzo, ogni 2 giorni mi faccio una zona, un settore, quello che è, e vi faccio vedere com'è la vita qui, una figata, soprattutto la libertà, a parte il Green Pass, se me incazzo me ne vado a vivere al paese in mezzo alle montagne così, così lascio pure la città, se ci fanno lavorare da casa, che ce ne frega. E questa è la situation, va bene? Dai, buona visione. Allora, ci siamo messi il cappello perché fa alquanto freddo fuori, ci stanno i pinguini. Mo prendiamo l'immondizia e vi faccio vedere. Allora, qui non ci stanno i secchioni come in Italia fuori, ma vai sopra al primo piano e ci sta tipo una porticina qui, vedete? Esce qui fuori nel mezzo e lì dove vedete quel tubo da là sopra si butta tutta l'immondizia che va giù, quindi va e va a finire qua sotto, poi vengono e la raccolgono, e qui c'è la differenziata plastica, vabbè, non c'è tanta luce, quindi c'è questa cosa qua, lo apro, questo lo apro e lo metto qui dentro che va a finire giù, ok, va bene. Questo è, vai, andiamo, chiudiamo qui, si chiude sempre e si va giù e si esce, vediamo come fuori, guardaci la situation, sarò mona, e questa è la situazione ragazzi, ah che bello eh, oggi, ah no, si sta pure bene, vabbè col cappello, non pare, imbragato così, normale, imbragato, io parlo rumeno ormai, quindi ragazzi la situazione è questa, 7 gradi, 11 novembre, molto molto tranquilla, ma vediamo, io mi devo pure sbrigare perché non c'ho tanto tempo da chiacchierare, che qua coi mezzi mi devo organizzare diversamente, come al solito c'è il mercatino ragazzi sotto casa, eccolo là, che vendono tutto, pomodori, cetrioli, carciofi e tutto questo, ok, vendono pure le macchine, i ripari e niente, questa è la situation ragazzi, vabbè, andiamo a prendere il tram e poi la metro, eh? Comunque, oh, nonostante i più 7 gradi ragazzi, quando c'è una temperatura così, il sole si sta veramente bene. Non è quel clima umido, vabbè io lo ripeto perché è quel clima secco, quindi non si sente sto freddo, ok? Comunque, andiamo, vediamo un attimo, poi vediamo pure se è aperta la palestra, riniziamo la palestra, però mi sa che ha fallito quello, lo sapete? Vabbè, poi ci andremo, poi il 23 novembre mi scade pure l'assicurazione della macchina, quindi andremo a fare l'assicurazione. Mamma mia. Ah, regà, ma guardate che sole, spacca le pietre, a me così mi piace fare i vlog, però non lo so, oh, pare che boh, mo fa apposta che c'è sempre bel tempo, comunque dai, mo andiamo e poi vediamo dal parrucchiere che succede. Ah, regà, da notare la signora che c'ha lo zaino aperto e sta tranquilla proprio, cioè nessuno gli tocca niente qua, quello è il discorso, non è? Magari lo sa pure, però di quello sopra non lo sa, guarda. Che cazzo io? Comunque questa è la situation. Ok? Tutti con la maschera, ora abbiamo 3 fermate e siamo arrivati. Allora scendiamo qui. Noi dobbiamo andare a Brancevallo, lì a sinistra. E allora a questo punto attraversiamo qui e rispettiamo, perché è tutto preciso. Ah ecco, qui c'è la moda, fa tanto per cambiare. Italiani che lavorano anche alla Vodafone. E qui niente, mo passiamo di qua, vediamo se non ci acciaccano. Ecco,
impacciacano per fortuna. Raga, se no stiamo inguaiati. E niente, qua c'è la palazzina. No, volevo passare di qua perché vi volevo far vedere la nuova stazione che hanno fatto, no? Eccolo, raga, qua hanno rifatto tutta la piazzolla. Non so se ve la ricordate. Qui c'è il cimitero, lì Eroi Revoluzio, e lì si va verso Giorgio. Qua hanno rifatto tutta la stazione autobus. Vedete, curato, tutto pulito. Cioè, tieni. Belli, noi dobbiamo andare verso di là, che c'è pure anche vanno. Una volta andavo pure in palestra, ora vediamo se andate tutti attraversati sulle strisce, solo io faccio come va. Adesso ci siamo fermati un attimo qui, prendiamo l'autobus. Ah, niente, manculato l'autobus, è andato dritto, vabbè, andiamo a... Allora, questo vabbè, settore 4, no? Vedete? Palazzine quelle vecchie l'hanno rifatte nuove. Vedete come l'hanno rifatte carine? L'hanno intonacate e poi l'hanno colorate. Prima erano tutte brutte, grigie, e poi hanno rifatto pure i parcheggi. Quanto gli hanno fatto un parcheggio grosso lì? Questa è la situazione. Vedete come è tutto carino? Questa. A me sinceramente vedi come piacciono più sti appartamenti qua vecchi, perché sono quelli che ha fatto Ceausescu e sono fatti proprio resistenti. Invece quelli nuovi, carto in gesso, se vuoi quelli nuovi fatti bene devi pagare, secondo me. Ma arriviamo pure forse sopra i prezzi dell'Italia, pensate un po', eh? Vabbè, certo, dipende dove, da che zona, questo qua. Dai, andiamo, che mancano 5 minuti, cazzo, 6. Ah, raga, già che stavo passando qui, una cosa da farvi notare, perché l'ho vista adesso. Cioè, voi pensate i motorini come li lasciano a Bucarest, no? A parte tutto bello, guardate la vespetta, non c'ha manco, non dico il bloccadisco, ma manco il servo sterzo, raga. Cioè, questo così, io mo non è che glielo vorrei toccare, però guarda, capite? E questo è il proprietario della Vespa che se l'è messa qui. La stessa cosa l'Areox. Andiamo all'Areox. Niente bloccadisco. Cioè, non c'ha manco, mi sa, dietro niente, né la catena. Giusto per farvelo vedere, per farvi capire com'è Romania. Cioè, perché qua non se le rubano le cose, perché stanno ancora arretrati. Quindi non c'è il discorso ne rubo un motorino, cioè manco uno, due, la stessa cosa con le moto, con le moto la stessa cosa. Questo ve lo fate, farò notare. Comunque andiamo dal parrucchiere, siamo quasi arrivati, vediamo se ci fa filmare, perché qua la gente certe volte è un po' strana, no? Un po' comunista. No, non devi filmare cose, te lo dico io. Va bene, va bene, non c'è problema, signore. Come vi dicevo, euro 4,97, non manco 4,95, quindi calcoliamo diviso 5. Ogni cosa che ci sta qua, che ne so, 20 lei qui diviso 5 vuol dire 4 euro costa. Comunque pure qui l'inflazione, le cose, un macello, eh. La benzina è salita alle stelle, il gasolio, tutto quanto, tutto quanto. La corrente, un casino, raddoppiata, triplicato pure. Certe cose sono pure triplicate, come mi hanno detto, il legno, queste cose. Comunque, andiamo, siamo quasi arrivati. Eccolo, charme. Vedete, hanno rifatto questi palazzini, che secondo me pure sta cosa che l'hanno rifatto di sto colore, bruttissimo, perché mo è nuovo, ma poi sbiadisce. Mamma mia, sarà uno schifo. Guardate col sole, lì invece che bello, col sole come si vede tutto bello, preciso. I muri colorati. No, vabbè, raga, c'è una libertà qua e una tranquillità in questa nazione che io rimango sempre stupito. Poca gente, nessuno che rompe le palle. C'è la libertà, la libertà, ok? Dai, andiamo, va, siamo arrivati. Mia barbetta fatta, raga. Bello, bello. Da, bella barbetta fatta. Per i costi, ragazzi, quindi come potete vedere qui, taglio, lavaggio capelli, lavaggio e cose, tutto diviso 5 dovete fare, ok?
Dai, fate manda a pagare. Come il capello fatto. Abbiamo pagato, ora vi dico, la bella cifra di 30. Lei, non so se si vede, più 10 euro gli ho lasciato la mancia. Quindi alla fine, per un totale di 8 euro con la mancia, barba e capelli, ok? È aumentato, mi sa, di 5 lei di 1 euro. Quindi questa è la situazione. Prima costava 7, adesso 8 euro. Andiamo alla banca che sta qua dietro, alla mia banca, che cambiamo sto numero di telefono. Dopodiché vediamo dove andiamo. Può essere al centro commerciale, ok? Vediamo qua che hanno rifatto. Eccoli là già che puliscono. Puliscono. Top. Tieni, guarda. Che spettacolo. Le foglie dal parchetto lo levano. Ok? Dai, andiamo alla banca, va. Che sole. Ah. Vediamo che sì. Non c'è nessuno. Vediamo se serve il Green Pass, eh? O no? Raga, non c'è nessuno. Nessuno vi dice niente. Sarmuna. Da, Nasia. Ma si sono vostri programmi. Se schimb numero di telefono della conto il meu. Che hanno fatto affare, abbiamo avuto niente problemi che non potevamo se fac nimic. Da, poftiți. Documento. Allora raga, siamo usciti, abbiamo risolto subito che non c'è nessuna, non c'era nessuno. Adesso andiamo al centro commerciale, va, andiamo un attimo al centro commerciale, vediamo com'è la situation e da lì ce ne andiamo a casa. Eccoci qua, andiamo a prendere la metro e nel frattempo che succede a Brancavano? Signora là dietro l'occhio a parte, guardate come pulisce le foglie, porco due, guardate come sta spazzando, guardate come promette lei, porco due, non c'è una foglia lì dietro, controlla tutto. Comunque qua pure tutto pulito. No, prende sta metro, siamo nella metro, questa è la linea blu che va o a Pipera attraversa tutta Bucarest o a Berceni, che è l'altra zona. Io vado a Piazza Sud, lui abbiamo una fermata, quindi qui vedete ci stanno queste panchine così vecchie, vabbè pure qua qualche murale se, però nel complesso è tutto pulito, guardate, belle old school, queste sono proprio Ceaucescu l'ha fatte queste, mi sa, ditemi se non è vero, però ancora stanno qua, guardi che sono buone. Dai, l'ascensore su tranquillo, quindi potete andare con l'ascensore. Niente, telecamere, televisori, metro nuove, ma meglio di così, 6 linee della metro, che cazzo volete più Davide? Un tucano. Meno male che c'è questo telefono, regà, io famo vedere. Guarda. No. Molto maestro mosso. E quindi io siamo passati, E siamo a posto. Siamo entrati, vediamo se c'è gente. Quindi per entrare nel centro commerciale devi avere per forza il test. Qui siamo a San Plaza. Vedi qua fanno le unghie, le cose, un po' di. Ci sta un po' di tutto, occhiali. La signora lì che fa le cose, qua la roba da mangiare, un po' di tutto, no? Ok, le mascherine, Herbalife e tutta sta roba qua, le chiavi. Raga, poca gente, vabbè, andiamo su, vediamo che succede su. Ok, dai, diciamo che ho preso quello che mi serve. E adesso sentite questi uccellini qua che volano, non so se li sentite sottofondo. Qua quando passi sotto a sto tunnel qua, diciamo, ci stanno questi uccellini che suonano. Comunque, alla faccia degli uccellini, andiamo, riprendiamo la metro. Allora, questo centro commerciale che si chiama San Plaza non serve manco uscire fuori. Lì vabbè c'è l'uscita di fuori, se no dalla metro, da lì venite qui e non dovete manco uscire da cosa fa, ecco qualcuno che suona cordiolino, ma è uno
su un milione qua, cioè non suonano mai. Guardate che ambiente, non c'è, raga, una carticina che dici, ma io dico neanche una cicchetta di carta, niente, tutto tranquillo, tutto touch. Allora, un'altra cosa da notare, mo non so come funziona in Italia perché non è che faccio il pendolare, però qua non c'hanno lo specchietto attaccato, mi sa, o ce l'hanno, poi lo vedremo, ma c'hanno questo specchio qua, grosso così, alla fine, no? Quando arrivano c'hanno sto specchio, che succede? Quando si ferma, lui vede tutto dietro, ti è? Sto disgraziato, eh? E chi c'è qua, raga? Dai. No? Non ce l'hanno gli specchietti, eh? Sempre ragazzi, forza Lazio, eh? E dai, no. Vediamo un po', niente, mi sono venuto a prendere qualcosa qua a Lidl. Comunque è l'unico supermercato dove non vi chiedono il Green Pass, e Lidl e il Mega & Match, tutti gli altri, Auchan, quelli più grossi o centri commerciali, ve li chiedono. Vabbè, fatemi via qualcosa e poi si va a casa. Ciao. Ecco, come potete vedere, siamo usciti, dietro la gente entra e non ti controlla nessuno. Allora, costo splendido sole, adesso ce ne andiamo a mangiare, ragazzacci miei. Levamo se sta cazzo di maschera, giusto un po' d'aria, visto che ci abbiamo sto splendido sole. E io che vi auguro una bellissima giornata come questa qua, piena di sole. E ci vediamo al prossimo video, ragazzacci miei. Vi mando un bacione. Ciao.